Ciao ragazzi, eccoci qui con un altro video e un altro video haul. In questo periodo sto facendo un po' la cattivella e ho fatto qualche acquisto. Ho deciso di fare dei piccoli video haul ed è per questo che ne vedrete più di uno sul canale, per non farvi un video haul insomma gigantesco e magari anche un po' noioso. Allora, in questo video qui vi voglio parlare dell'ordine che ho fatto sul sito Machiglialia. Ve lo lascio qui sotto nell'info box, ma è un sito naturalmente famosissimo, da quale io ho già acquistato, e magari vi lascio sempre nell'info box il primo ordine che ho fatto appunto su questo sito. Diciamo che è un sito che ha tantissimi, tantissimi prodotti, davvero tanti marchi interessanti e con tante buone offerte. L'unica pecca è che comunque le spese di spedizioni diciamo vanno in base a quanto spendete, a quanto ordinate. Quindi se volete fare un piccolo ordine, purtroppo vi vengono tantissimo le spese. Ed è per questo che io ho sempre organizzato dei cumulativi con delle ragazze, insomma, che conosco che sono della mia zona per andare un po' a risparmiare. Questa volta ho fatto l'ordine con Eleonora Manni, un bacione, e un bacione anche a Francesca, l'altra ragazza appunto che ha partecipato con noi al appunto a questo shopping. E nulla, quindi volevo togliermi qualche sfizio, sono andata a vedere sul sito. Praticamente abbiamo alla fine pagato all'incirca 1,30 euro a testa per le spese di spedizione, perché comunque tutte e tre insieme avevamo fatto un bel po' di ordini, nel senso abbiamo speso un pochino, quindi le spese di spedizione si sono abbassate, poi diviso 3 davvero ci è venuta una scemenza. Nulla, allora, qualche informazione tecnica: si è occupata dell'ordine Eleonora, però mi sono fatta riferire tutte le tempistiche, così ve le so dire anche a voi. Abbiamo ordinato lunedì 2 giugno alle 11 di mattina, e il pack è arrivato giovedì 5. Giovedì, insomma, comunque il giovedì dopo, all'incirca alle 17. E quindi, ragazzi, davvero ci ha messo 4 giorni. Il pacco arriva dalla Spagna, ma davvero sono stati efficientissimi. All'interno del pacco trovate sempre un omaggio e un pacchetto di caramelle Haribo, che è appunto un simbolo che contraddistingue questo sito. E quindi nulla, passo a farvi vedere insomma le cosine che ho acquistato. La prima cosa che ho inserito insomma nel carrello è stato un prodotto che davvero volevo da un po' di tempo. Ve ne ho parlato anche nel video sui blush, ve lo lascio qui sotto nell'info box. Era uno di quei blush che avrei voluto insomma acquistare e provare. L'ho trovato in sconto su appunto il sito Machillaglia e quindi ho deciso insomma di prenderlo. Per i prezzi vi lascio scritto qui in sovraimpressione, perché potrei non ricordarmi insomma i prezzi precisi. Comunque, di che cosa stiamo parlando? Del blush Hot Mama di The Balm, il mio primo prodotto The Balm, e mi incuriosiva davvero da tantissimo tempo. The Balm è venduto anche alla Gardenia e questo qui ha un prezzo di 14,90 euro, mentre io sul sito l'ho pagata all'incirca 11 euro, quindi ho risparmiato un pochino. Ormai la conoscerete perfettamente, questa qui è la confezione fantastica di The Balm, come tutti gli altri prodotti insomma The Balm. È appunto calamitata, qui c'è un bello specchio e poi c'è il colore. Questo qui è appunto un bellissimo, bellissimo pescato. Un colore che a me piace portare praticamente tutto l'anno, però proprio in questo periodo davvero è il suo. E ce l'ho anche indosso. Come vedete, ragazzi, dà un effetto. Io non ho l'illuminante, ma dà un effetto glow fantastico, davvero stupendo. Ne ho messo poco perché è ben pigmentato, però guardate l'effetto fantastico che ha appunto sul mio viso. Fatemi sapere se insomma vi piace appunto indosso. E quindi questo qui è il primo. Un altro prodotto che bramavo da tempo è un pennello appunto della Real Techniques. Machillaglia appunto vende questo brand e lo vende anche diciamo scontato, nel senso che trovate sempre qualche offertina sia sui set che sui pennelli insomma singoli. Io ho acquistato il famoso Blush Brush, è appunto della Real Techniques ed è fantastico, davvero favoloso. Questo qui l'ho pagato all'incirca 9,59 euro. Comunque vi lascio i prezzi sempre in sovraimpressione. Questo bellissimo pennello diciamo a tulipano, davvero morbidissimo, ragazzi, non so se lo potete percepire dal video. Adesso lo laverò e poi inizierò a provarlo, perché davvero lo desideravo da tantissimo tempo. E nulla. Poi un altro prodottino che avevo adocchiato, ma che insomma
non avevo poi alla fine mai ordinato, è un, una matita di Zoeva, che è appunto quella delle Graphic Eyes. Perché? Perché innanzitutto questo colore nello specifico l'ho visto davvero in tanti video di tante ragazze e mi è sempre insomma incuriosito, perché è davvero un colore particolare. In più dicono che queste matite Zoeva siano delle dupe delle Pearly Eyed di MAC, quindi insomma un po' incuriosita dal colore, da questo fatto, ho deciso di prenderne una, che è appunto la Good Karma, che è un bellissimo color, diciamo base ottanio, con delle perlescenze, con dei glitter verde chiaro, insomma verde acceso, davvero bellissima. Non l'ho ancora insomma provata perché è arrivato ieri insomma le cosine, e però c'è scritto di non metterla all'interno dell'occhio, perché penso questa questione dei brillantini potrebbe insomma dar fastidio. Sono curiosissima, non vedo l'ora davvero di iniziare a testarla. E poi vabbè, ho approfittato di un'offerta che ho trovato sul sito semplicemente per prendermi una cosa che mi serviva, che tanto dovevo acquistare poi in negozio, al supermercato, l'ho fatto lì sul sito direttamente. Mi serviva una crema corpo, ho trovato questa qui della marca Epnesis, al cocco e al lime, ed era in offerta 300 ml di prodotto a 3,99 euro, quindi insomma ne ho approfittato e l'ho presa direttamente lì sul sito. Vi faccio vedere l'inci, perché non dovrebbe essere malaccio, poi magari me lo confermate voi. Se c'è qualcuno insomma esperta che mi può far sapere. Comunque considerate che al primo posto c'è l'acqua, al secondo c'è l'olio di cocco e poi vabbè la glicerina e altre cose. Comunque non mi sembra malissimo, è arrivato appunto sia sigillato con questa etichettina che con questa plastica, non si è perso assolutamente il prodotto all'interno del pacco, e ho già provato insomma sulla mano la profumazione, è davvero molto molto buona e molto estiva. Allora colgo l'occasione di questo video, che comunque è abbastanza breve, per farvi vedere qualche acquisto che ho fatto proprio ieri. Mi sono vista appunto con Eleonora e Francesca per ritirare i prodottini, e poi ho approfittato insomma di qualche ora libera per fare un salto da Yves Rocher. Prima di farvi vedere però i prodotti di Yves Rocher, voglio farvi vedere qualcosina che insomma mi hanno regalato Eleonora e Francesca quando ci siamo viste. Allora, come prima cosa, da parte di Eleonora mi ha dato insomma, se si apre il pacchetto, ok, la cipria della Elf, la Tom Correcting Powder. Sapete che a me piace tantissimo, l'avevo detto che mi stava quasi per terminare e che stiamo cercando di organizzare insomma un cumulativo aspettando qualche offerta insomma particolare della Elf. Lei mi aveva detto che comunque ce l'aveva disponibile a casa nuova e quindi insomma me l'ha data, così posso utilizzarla. Sapete che a me piace tantissimo, è l'unica cipria che praticamente mi mantiene opaca da mattina a sera. E poi mi ha voluto far provare questo un campioncino di un fondotinta compatto della Sensai, penso si dica, ed è davvero molto carino anche proprio come campioncino. Si presenta in questo modo, quindi questa è la plastichina e questo qui è il prodotto, quindi qui c'è il fondotinta compatto in polvere e qui la spugnetta per applicarlo. Quindi grazie mille Ele, non vedo davvero l'ora di iniziare a testare appunto questo prodottino nuovo. E poi invece Francesca mi ha regalato un rossetto Aim della Pupa, perché lei purtroppo non utilizza questa colorazione, insomma era a casa inutilizzata, allora mi ha detto se lo vuoi provare insomma te lo do a te. Mi ha dato appunto il 101, che è un color nude, un color sì, marroncino, questo qui, davvero adatto a un trucco insomma a tutti i giorni. Io utilizzo il nude ma non tantissimo, però sono contenta perché è una buona possibilità insomma di provare un prodotto che decantate davvero in tante qui su YouTube, così ho modo anch'io di testarlo. Quando sono andata via insomma dall'incontro con loro due, sono passata da Yves Rocher perché mi era arrivata proprio la mattina la cartolina del mese di giugno, e quindi dove davano dei prodottini in omaggio in mini size e 40% di sconto su un prodotto e 5 punti extra nella tessera appunto fedeltà. Allora io praticamente non ho approfittato del 40% di sconto, bensì di un altro di un'altra offertina che c'è su questi libricini offerta, che è appunto questa qui,
che davano la possibilità di prendere i nuovi scrub di questa linea con o un detergente o la crema corpo a soli 6,95 euro, considerando che lo scrub da solo viene all'incirca 5-6 euro, quindi ho pensato di approfittare appunto dell'offerta e ho preso la profumazione alla pesca, che è questo qui appunto, e sono 200 ml e appunto io l'ho preso con questa offertina risparmiando un po'. Ho scelto di prendere in abbinato appunto il latte per il corpo, perché comunque le creme corpo le smaltisco abbastanza insomma velocemente e ne ho sempre appunto l'esigenza, come ho fatto poi per questa qui sull'ordine di Maquillaia. Quindi ho preso in abbinato sempre la stessa profumazione, la crema corpo, pagando 6,95 euro entrambi. E poi per raggiungere i 10 punti, per farmi dare due timbri e completare la scheda, ho preso questo struccante bifasico. Allora, voi sapete che io mi trovo benissimo con lo struccante bifasico che faccio in casa, vi lascio sempre il link giù nell'info box, davvero semplicissimo, veloce e super economico, però mi serviva di spendere appunto questi 3-4 euro per raggiungere i 10, e allora ho deciso di prendere questo prodottino perché anche questo è molto decantato e quindi era l'occasione giusta per provarlo. I prodotti che mi sono stati dati appunto in omaggio, i mini size, sono questo smalto, che è un top coat insomma effetto gloss, poi una mini taglia del mascara Sexy Pulp, che io avevo già con un'altra insomma sempre cartolina, insomma quella di Benvenuto mi sa, di Vrochet, che ancora non ho aperto, che ce l'ho insomma lì per eventuali viaggi oppure quando termino i mascara che sto utilizzando, e poi un fondotinta illuminante appunto Pure Light, sempre appunto dell'Vrochet, in un formato da 7 ml, comunque abbastanza pieno. Questo qui ve lo metterò sicuramente da parte per futuri giveaway, così da farvelo provare a voi, anche perché per il mio tipo di pelle non è adatto in quanto è appunto un fondotinta illuminante. E allora ragazzi, questi qui erano tutti i miei piccoli acquisti e il mio ordine Maquillaia. Fatemi sapere se vi piacciono gli acquisti, se avete già provato qualche prodottino che vi ho mostrato in questo video. E nulla, spero che vi sia stato appunto di compagnia. Vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo. Ciao!